Una figura che è un precursore di quello che oggi è l'umanesimo imprenditoriale e quindi sicuramente diciamo da valorizzare. Era stata dimenticata per tanti anni, come abbiamo spiegato, è stata riportata alla luce recentemente grazie all'opera di tantissimi studiosi, l'Università di Venezia, diciamo molti altri, Harvard eccetera. Oggi è stato ricollocato nel posto che merita. Ed è un po' un orgoglio per l'Italia, un po' per tutti, quindi c'è un mix, un orgoglio per noi e anche tanti messaggi molto attuali, come emerso chiaramente dal discorso che è stato fatto dal bellissimo panel, dei discorsi attualissimi che noi facevamo 600 anni fa e che magari adesso vale la pena di ritirare fuori con un po' di orgoglio anche nazionale che non fa male in questo momento. L'inizio di Venezia perché è nato un po' a Venezia, sia il Cotrugli perché commerciava con Venezia, sia perché il grande sforzo finanziario e di investimento l'ha fatto l'Università di Venezia, di Ca' Foscari. Purtroppo il professor Carraro non c'era oggi perché ha avuto questo piccolo intervento, tutto bene per fortuna, però devo dire la verità, Carlo Carraro, allora rettore, ha investito tantissimo in risorse perché sono stati tanti anni di lavoro di tanti professori universitari, quindi un grossissimo sforzo culminato con la pubblicazione in inglese, come si è detto ad Harvard, che è stato accettato e visto con grande interesse anche dai grandi studiosi. E quindi dai, ci abbiamo messo 10 anni, abbiamo cominciato nel 2013, si è concluso, non dico oggi non è concluso perché però è una tappa importante, abbiamo la traduzione in italiano contemporaneo, questa traduzione in italiano contemporaneo consentirà la diffusione ovunque e abbiamo rimesso a posto Cotrugli nel posto che merita. Io credo che in questi anni di così grande turbamento, perché siamo tutti in movimento verso qualcosa che non sappiamo ancora bene che cos'è, tante persone sono tanti Cotrugli, che sono tutte le persone che non si fanno, non dico imbrogliare, che non si fanno intruppare in cose già decise da altri, determinate, nel mainstream come si dice, ma che hanno la forza e la capacità anche, perché questo era la caratteristica di Cotrugli, che era un rivoluzionario pacifico, che poi andava d'accordo anche con la Chiesa quando le spiegava che la Chiesa sbagliava su tante cose. E quindi ci vuole la capacità di essere contro il mainstream senza rompere.